Amici sportivi, ben ritrovati al nuovo, incredibile, super episodio di Cash Royal di Ignoranza. Andiamo a spacchettare, ringraziamo Simone, Matteo, Smartina e Ed Dance. Dance sta, Ed Dance, Ed Ren. Per i gigantoni che sono veramente fondamentali, importantissimi, super belli, super magici. Gigantoni Lucatoni. Andiamo a spacchettare questi barili. Sperando nel... mia cazzo si chiama la nuova carta, il tornado. O qualche leggendaria tipo Mastino e Drago. Vorrei provare il mazzo col Mastino e Drago, ma però non mi escono né al negozio. Ah, dobbiamo anche andare a spacchettare il negozio, signori amici spettatori, ma avevo dimenticato di dirvelo. Il negozio, signori, il negozio. Oh, tre carte, non mi dare le... Affanculo, me la date. Manco il tempo di finirlo a dire. Mega scherro e arcieri. Va bene con gli arcieri. Andiamo a vedere prima del calanno, vedete, torniamo a Fafera. Lui non è uno che parla a Pampera. Vediamo qua la situazione come si mette. Sotto i raggi del sole, com'è bello sognare, abbracciati con te, abbronzatissima. Bello schifo, signori, non mi esce né il gigante, che me lo comprerò, né la fornace, che me la comprerò, né questi qua, che me li comprerò, né questo, che me lo comprerò. Non mi esce praticamente un cazzo di niente. Va bene, signori, andiamo a spacchettare questo badile senza perderci in inutili e futili chiacchiere. Quattro carte come sempre, quattro torre bombar merda, 32 barbari. Oh, la epica, signori, mi sto cacando sotto. Allora, se i miei calcoli hanno stati giusti, qua ci dovrebbe uscire qualche cosa di interessante. Amici, porca puttana, la scintilla di Christian. Però va bene, signori, seconda leggendaria nel baule d'oro. Signori, mi sto cacando sotto. La leggendaria nel baule d'oro ci sta, signori. Io ogni volta che comincio a registrare un episodio penso sempre che sia un episodio normale, ma poi ti succedono queste cose e uno si cacca sotto. Signori, porca puttana, mi mancano tutte quelle cazzo di leggende. Mi manca il Mastino e il Drago, un pezzo di merda, dammeli. 6-5, ok, qua non ci uscirà un cazzo. Oh, 40 zap, sono contento. Ora se mi dai il gigante, mago o fornace, sono contento ancora di più. Porca puttana. Signori, la scintilla, ma porca puttana, però sta scintilla di merda, già ce l'ho a 2, non mi serve che me la faccio a 3. Cioè sì, mi servirebbe, però comunque me ne servono 4. Ma mi davi il boscaiolo, il minatore, porca troia, mannaggia al demonio. Va bene, signori, non mi posso lamentare, mi è uscita una leggendaria nella cesta di oro. Ah, passiamo al prossimo profilo. Signori, stai in rec? Io non capisco mai se stai in rec o no. Ok, signori, siamo passati al profilo di Gigio Donnarumma. Gigi Donnarumma, dai, dammi anche qua. Oh, il maco. Allora, prima di tutto, andiamolo a potenziare. Oh, al 7, meno male, sono contento. Sono contento che col mago al 6 sono arrivato in arena leggendaria, ragazzi. Sta cosa non si può raccontare a nessuno. Sono arrivati in arena leggendaria con il mago al 7. Bene, andiamo a vedere cosa ci è uscito. Ah, ok, se l'è comprati lui, perché io in quest'oggi non ancora entro a questo profilo. Allora, andiamoci a comprare un combo di zappe. Ok, 20. Qua ovviamente non c'è uscito niente. Andiamo a spacchettare questi altri badili. Probabilmente, ragazzi, se l'è comprato lui, perché io quest'oggi non ancora entravo in questo profilo. E quindi sicuramente se l'ha comprato lui. Non penso che me li so comprati io, che sono un sonnambulo. Ho visto quelle carte e me lo 10 zap, signori, la storia. The history is here. La storia è qua.
Oh, barbari, che schifezza. Dammi belle carte e niente, due carte. Torre, bomba, merda e vaffanculo. Quando cazzo mi dai barbari mi sta solamente in culo. Signori, passiamo al profilo. Il secondo mio profilo. Al leader, a Tony. Eccoci qua, signori. Siamo passati al profilo. Oh, Edens, grandi. Grazie Edens dello stregone. Matteo e Smartina, ringraziamo tutti per lo stregone, che ragazzi qua ce l'ho quasi al 6. Praticamente con lo stregone al 6 all'altro profilo sono arrivato in arena leggendaria e qua mo ci arrivo pure qua. Sono tornato in arena 8, non so se avete avveduto, ieri avevo, o l'altro ieri, non mi ricordo, avevo ricalato alla 7. Non potevo permettermelo assolutamente, con il mazzo ignorante alla 7 no. Vediamo cosa ci riserva. Solo lo schifo. Sapete che c'è? Io faccio di questo e faccio di questo, ma giusto per l'XP. Faccio anche di questo, giusto per l'XP. Anche se vi devo dire la verità, questa è una carta molto interessante, perché la zap non gli fa niente. Quando lo mette alla scintilla, la scintilla schilla, cioè colpisce, e lui comunque la gela. Quando lo metti agli spiritelli, comunque li gela gli spiritelli. Quindi è una carta veramente che è una rotta in culo di carta, come vi posso dire. Ora non mi viene il termine, no? Potenziamo la Valchiria al 4. Ora non mi viene il termine, passatemi il termine rotto in culo. Potenziamo anche un po' di questo. Questi no, li lasciamo ancora impremuti. E sì ragazzi, possiamo andare a spippettare. Allora, cominciamo dall'alto quest'oggi. Due carte. Porca puttana, niente. Proviamo a fare questo. Oro. Oh, stregone, grazie, grazie, gioco. Stregone, oro. Goblin l'arancia. Oh, gli sgherri sono sempre ben accetti, ben voluti, ben concepiti. Oro. Barbari e gigante royale. Un attimo però, perché sì, possiamo andare a spacchettare anche quest'altro barile. Oro, Valchiria e gigante royale. Vediamo l'ultimo badile. Oro, che ci riserva? Spiriti di fuoco, mortaio, goblin arangiere e lapide. Bene signori, passiamo al prossimo profilo. Sotto le note dei po. Sotto le note dei po. Passiamo all'altro profilo. Signori, andiamo a spacchettare questi ultimi badili. Non metto a sbloccare questo perché devo mettere quello di oro. Infatti non ho nemmeno fatto la corona. Sto giocando pochissimo questi giorni. Cheat. Andiamo a spacchettare questi altri badili. Oro, razzo e scheletri. Solo lo schifo. Solo le cose brutte. Vabbò, razzo. Quando mi dà una carta mi dà sempre la stessa carta. È incredibile. Perché non lo fa con il leggendario il suo lavoro? Pezzo di merda, un bombarolo mi ha dato. Ma guarda che porcheria. Ma guarda che porcheria. Signori, passiamo al prossimo profilo, sennò qua le cose diventano pesanti. Certe volte proprio da prendere a calci nei denti. Signori, io qua dovevo accumulare il quarto baule qua sotto e lo dovevo aprire praticamente, però guardate qua. Non so perché non mi sta facendo più vincere una partita, quindi io adesso ho paura. Oh grande, il gigantone. Apriremo questi badili, soprattutto quelli omaggio e la corona, che sono di arena 8. Perché secondo me, ah, pure questi qua sotto erano di arena 8. Secondo me stasera ricalo. Domatore al 4 non si può vedere comunque. In arena 8 è veramente una cosa oscena. Andiamo a spacchettare la corona sperando in bene, sperando in tante carte subito. 4 gemme è positivo, 18 Tesla è negativo, ancora più negativo. La epica però ci sta, come il pane. Principe, mamma mia, mi ha dato il secondo principe della mia carriera. E mo me l'ha dato. Me lo potevi dare un po' più tardi. Pezzo di fanche, pezzo di fanche. Signori, non so cos'altro potenzi. Oh, c'avevo un solo principe, c'avevo, è clamorosa sta cosa. Vediamo un poco la Tesla. Può essere. Oh, il cannone che costa 3. Non lo so, il cannone non è da sotto. Non è da sopravvalutare questa ipotesi cannone. Allora, signori, l'episodio potrebbe finire anche così.
Io vi chiedo niente, vi chiedo di continuare a seguirmi e basta. Senza pollici, senza niente. Signore, l'episodio potrebbe finire qui. Da Tony è tutto con voi. Con ampie schiarite, con ampi addensamenti nelle ore più calde. Signori, ci vediamo all'episodio di domani. Ciao, agliù!